preghiera vuol dire riconoscere i gruppi di preghiera come un'opera dello Spirito Santo. Quindi, siccome ogni realtà ecclesiale è tale perché è convocata da Dio, così anche noi qui, nelle nostre realtà singole, nelle realtà regionali, siamo persone convocate dallo Spirito Santo. E su questo dobbiamo aggiungere la seconda premessa. Se lo Spirito Santo ci convoca, non ci convoca per dirci quello che noi dobbiamo fare, ma per effondere i suoi doni su di noi. Dunque lo Spirito non ci convoca per darci risposte umane. Le risposte umane le dobbiamo dare noi. Dio ci mette in mano tutti gli strumenti per continuare l'opera della creazione. Il dono dello Spirito viene come la forza, l'ispirazione, ma anche concretamente la presenza nella nostra vita per dirci come utilizzare i nostri doni per realizzare il suo regno. Fatte queste premesse, andiamo a guardare all'azione dello Spirito Santo come a quel qualcosa di dinamico, non più semplicemente come una presenza nella nostra vita, ma come una presenza che deve cambiare la nostra realtà. Ecco perché noi utilizziamo come tema di quest'anno il concetto, l'espressione di Parecchio, le operazioni dello Spirito Santo. Proviamo a entrare in quelli che sono gli aspetti più importanti dell'epistolario di Padre Pio per vedere cosa vuol dire questa azione dello Spirito Santo. Non sto a fare tutta una citazione dei testi e anche di quella che è l'azione dello Spirito Santo, perché l'ha fatta Padre Carlo, il suo intervento sarà pubblicato come tutti questi interventi su Casa Sollievo. Anzi, mi hanno detto che già dovrebbe esserci su Facebook la conferenza di ieri di Padre Francesco Neri. Comunque metteremo un po' tutti i nostri interventi saranno su Facebook, e quindi potete anche avere la parte video. Io vorrei andare alla conclusione di quello che ha detto Padre Carlo, meglio ancora a domandarmi che cosa è successo nella vita di Padre Pio. Partiamo dalle lettere alle figlie spirituali. Padre Pio percepisce la presenza di Dio nella sua vita. E questo percepire la presenza di Dio è veramente una rivelazione. Infatti utilizza il linguaggio di San Giovanni della Croce per descrivere che tipo di presenza c'è. È un fuoco d'amore. Dio compie lo scambio dei cuori, è una ferita, soprattutto l'Eucaristia è questa ferita che Dio apre nel suo cuore. Quindi c'è un Dio che agisce. Però Padre Pio contemporaneamente si rende conto che questo incontro con Dio è incompleto. In qualche modo questo Dio lo fa anche soffrire, perché si manifesta ma poi si nasconde, si fa conoscere ma poi si fa desiderare. Dio si presenta come un amante che vuole spingere alla fedeltà e all'abbandono totale l'amato. Solo una citazione da una lettera a Padre Benedetto che ci dà un po' l'idea di questo linguaggio di Padre Pio. Padre, lo strazio che sento nel corpo per le operazioni avvenute che perdurano sempre mi fa domandare quando avranno fine. Dio mio, Padre mio, io non ne posso più, mi sento morire di mille morti in ogni istante, mi sento divorare da una forza misteriosa, intima e penetrante, che mi tiene sempre in dolce ma dolorosissimo delirio. Vediamo di collocare questo che dice Padre Pio all'interno del discorso che ci ha fatto ieri Padre Franco.
Padre Franco ha parlato dell'amore, ci ha detto che cos'è questo amore trinitario. Cioè, Padre Francesco, io dico Padre Franco, ci confondiamo con i Franchi, Padre Francesco Neri. Padre Francesco Neri ha detto, c'è, se c'è un amante, il padre, è necessario che ci sia l'amato, che è Gesù. E poi c'è questo amore che li tiene insieme. Chi ha studiato un po' di teologia sa che ci sono state delle correnti teologiche prima del concilio di Costantinopoli che sostenevano che questo amore che passa tra padre e figlio non è una persona ma è un'energia. Invece no, poi il concilio ha ribadito, è proprio una persona. Cioè il padre e il figlio si amano totalmente perché si donano attraverso una persona, in una persona. E questo amore è completo. Qual è il problema in Padre mio? Da una parte Dio ci chiama nell'eternità a partecipare attraverso lo Spirito Santo a questo amore, cioè quando saremo in cielo, pur conservando la nostra identità di persone, noi sentiremo che questo amore che circola, che rende una sola cosa la Trinità, è un amore che ci pervade pienamente. Però questo avverrà in cielo. Perché non avviene su questa terra? Perché se avvenisse su questa terra non potremmo fare la cosa più importante che deve fare una persona quando ama. Deve dire liberamente io ti amo. Cioè se paradossalmente adesso Dio ci facesse sentire tutto il suo amore e chi sarebbe capace di dirgli non ti amo più? Saremmo conquistati. Allora è necessario che ci sia questo passaggio fondamentale. Tu devi essere libero di amare o di non amare. E di conseguenza tu sei tentennante, io sono tentennante. Un po' amo, un po' cambio idea, un po' gli do tutto e un po' me lo riprendo. Ecco l'uomo. La purificazione che cos'è? Diciamo in parole povere, con un esempio. Cosa sarà il purgatorio? Il purgatorio sarà questa azione di Dio che pian piano ci aiuta a liberare il nostro cuore e a dire amo soltanto Dio. Allora Padre Pio diceva ai figli spirituali, è meglio farlo su questa terra il purgatorio, perché così poi in cielo io ci vado direttamente. Forse, guardate, consentitemi una cosa importante, dobbiamo distinguere anche in tante visioni personali che sono avvenute lungo la storia del cristianesimo. Dobbiamo distinguere la parte linguistica, la parte pedagogica, da quella che è la realtà teologica. Noi troviamo anche dei santi che parlano del purgatorio come un fuoco, come una tortura. Senz'altro il santo lo esprime col suo linguaggio, lo esprime col suo modo di essere. Però il problema grosso è che la vera purificazione non è tanto fisica, esteriore, ma è questo tormento interiore, perché noi lo vediamo, quando io mi devo liberare da me stesso è la cosa peggiore, la cosa più dura, perché rinunciare al mio punto di vista, rinunciare al mio carattere, rinunciare a quello che sono, mi fa soffrire dentro. Ecco, con Padre Pio che cosa avviene? Dico una cosa tecnica così ci capiamo meglio. I redattori dell'epistolario dicono che quando Padre Pio comincia a scrivere l'epistolario è già all'incirca nella quinta mansione descritta da Santa Teresa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo Santa Teresa questa sorta di purificazione del cuore interiore, di rinuncia al peccato, di rinuncia al carattere, avviene nelle prime quattro mansioni. Mansioni significa stanze, no? Santa Teresa descrive la vita spirituale come delle stanze di un castello. Quindi ci sono queste varie fasi di purificazione nella purezza, nella carità, nell'amore, fin quando si arriva a una fase in cui l'unica purificazione è quella della fede. Cioè ti devi completamente abbandonare in Dio. Devi sapere che c'è anche se tu non lo vedi. Ecco il tormento descritto nel primo epistolario. Che cosa succede? Che Padre Pio vive questo tormento e secondo Padre Gerardo di Frumeri sostanzialmente lo vivrà per tutta la vita. Perché Dio per tutta la vita, anche se con accenni diversi, perché noi abbiamo già nel 1920 una seconda trasverberazione
che potrebbe così, lo dico come ipotesi da studioso, potrebbe essere paragonata al matrimonio spirituale di Santa Teresa, però poi ci addentriamo in cose troppo pesanti da spiegare. Però ecco, per tutta la vita per più vivrà questo, perché? Perché vivrà costantemente questa prova nella fede, ti devi abbandonare, ti devi fidare di me. Questo cammino è quello che classicamente viene chiamato il cammino dei mistici. Ora, perché ci interessa tutto questo? Perché all'interno di questo cammino, Padre Pio stesso dice, Dio non è più solo il soggetto, cioè la persona che, cioè chiedo scusa, non è più l'oggetto, cioè la persona che io cerco, ma è il soggetto, quello che opera dentro di me, le operazioni dello Spirito Santo. Cioè, quando noi diciamo che lo Spirito Santo effonde i suoi carismi, effonde i suoi carismi per riempirci il cuore di una tale fede, di un tale abbandono in Dio, che poi tutta la vita concreta diventa una vita che facciamo secondo Dio. E cioè, la cosa più banale, io lavoro, ho delle responsabilità, ho delle scelte in famiglia che mi fanno agitare, che mi fanno preoccupare. Più sono pieno dello Spirito, più non è che lo Spirito mi dice cosa devo fare, ma mi dà quella pace del cuore per affrontare queste cose. E questo farebbe comodo a tutti, però a me ve lo assicuro. Ecco perché allora noi chiamiamo che questa unione con Dio è un'unione di tipo trasformante, cioè pian piano Dio trasforma, cambia il cuore di Padre Pio. E fin qui siamo tutti d'accordo. Qual è il problema grosso? Che Padre Pio fa due cose e le comprendiamo a partire, lo dicevo un po' ieri con i coordinatori regionali, dall'analisi di chi sono le persone che sono intorno a lui. Non si possono fare degli schemi, però grosso modo potremmo distinguere due tipi di figli spirituali. Scusate, quando si fanno queste distinzioni sono sempre un po' eccessive, però lo facciamo semplicemente. Cioè quelli che già avevano un cammino di fede, tipo Raffaellina Cerasa, tipo Clemenza Brocati, persone che già credevano, erano già avanti nella fede, e poi quelli che proprio sono approdati a Padre Pio con una serie di peccati anche gravi e hanno avuto il momento della conversione. Bene, cominciamo con la prima categoria, che è la cosa che più ci interessa. Ci accorgiamo già nell'epistolare, ma poi anche seguendo l'itinerario delle varie figlie spirituali, che Padre Pio questa esperienza di unione trasformante la fa con tutti, e cioè lui democratizza, scusate il verbo che non fa la parola, la vita mistica, la rende accessibile a tutti, dirò di più, la rende necessaria a tutti. Chi conosce un po' la teologia spirituale sa che all'inizio del secolo c'era questa grossa polemica tra chi diceva che la vita mistica era riservata ad alcune persone e chi diceva che invece era per tutti. Padre Pio dice che la vita mistica è di tutti. È imposta la direzione di queste figlie spirituali in questa direzione, perdere tutto per raggiungere quella che è l'unione trasformante. C'è l'altra categoria, la categoria di quelli che si avvicinano a Dio, e in diversi modi, anche con una pedagogia piuttosto forte, piuttosto intensa, Padre Pio a queste persone offre un'alternativa che si basa non sulla radicalità delle forme, ma sulla radicalità del Vangelo. Tu devi scegliere Cristo e basta. Non radicalità delle forme, non vuole tutti frati e tutti suore, non vuole tutti vestiti allo stesso modo. Ha un rispetto, Padre Pio, del cammino personale di tutti. Guardate che intorno a Padre Pio ci sono stati laici e preti che erano peccatori e continuavano ad essere anche vicino a Padre Pio, e Padre Pio li accettava come era, con il loro cammino di fede. Ad altri ha chiesto delle scelte più dure, qualcuno l'ha maltrattato, da persona a persona.
E quando Carlo Campanino a un certo punto ha detto: padre Pio, io mi sono stancato, lascio il teatro, lascio tutto e vengo a vivere San Giovanni Rotondo, mi sono stancato di fare i buffoni. E padre Pio, con la sua ironia, che poi se la prendeva sempre con i politici, ha detto: senti, io faccio il buffone qui, qualcun altro lo fa a Montecitorio e tu lo fai in teatro, continuiamo a fare i buffoni dove Dio vuole. Questo era padre Pio. Allora voglio dirvi una realtà, una realtà, però padre Pio crea il ponte tra queste due realtà, e questa è la cosa fondamentale. E cioè padre Pio vuole che coloro che sono in cammino in una vita di partecipazione vera all'azione dello spirito non se lo tengano per sé. Quando Antonietta Bona dice: mi dispiace che nella mia vita non sono potuta essere missionaria, padre Pio dice: la tua vita missionaria la puoi fare qui. E questo è l'elemento forte di padre Pio, cioè nessuna vocazione alla santità è chiusa in se stesso. Tutti siamo aperti e dedicati agli altri. Chi veniva da padre Pio riceveva una missione, o meglio, scopriva la sua missione alla luce dello Spirito. Il mezzo per fare questo. Andiamo a vedere come è nato il tema le operazioni dello Spirito Santo. Alla base c'è una lettera che padre Pio scrive a Raffaellina Cerase, e a pagina 470 del secondo epistolario. Vivete tranquilla, perché la divina pietà non mancherà, e molto meno mancherà a voi, se vi addimostrerete docile alle sue sante operazioni. De Raffaellina, non siate avara con questo celeste medico, non gli fate per carità aspettare più a lungo, anche a voi va ripetendo prepe cortum, dammi il tuo cuore, figlia mia, per versarvi il mio olio. Per carità non vada perduto un invito di sì tenero cuore. Apritegli pure con fidale un filiale abbandono la porta del vostro cuore. Non vogliate restare sopra di voi la vena preziosa del suo olio, affinché non vi farete a cercarlo in morte. Quest'olio della sua misericordia, a somiglianza delle vergini stolte, poiché allora non troverete chi ve ne dia. Sì, tenetevi unita sempre in vita con Gesù Cristo sull'oliveto che agonizza e pena, e partecipando così all'unzione della sua grazia, al conforto della sua forza, vi troverete sullo stesso oliveto, altresì dopo morta, a partecipare al gambio della sua ascensione e della sua gloria. Siamo nell'agosto del 1915. L'anno dopo, dopo 8 mesi, Raffaellina Cerase morirà di tumore, assistita da padre Pio. In questo brano sostanzialmente padre Pio le annuncia il calvario a cui andrà incontro, e dalla risposta si capisce che Raffaellina ha capito bene. Però padre Pio va avanti con questo discorso cercando di far capire che questo incontro con la prova è l'incontro con l'azione di Dio. E allora andiamo a vedere cosa vuol dire questo. Lo schema di partenza è: io libero il mio cuore, permetto a Dio di trasformarlo per partecipare già da questa terra, almeno in parte, attraverso la fede, a quell'unione completa che avrò nell'eternità. È uno schema impegnativo, forse assurdo se viene detto così un po' a tutti. Allora noi diciamo subito: vabbè, queste sono cose che erano dette ai lavori, lasciamo stare. Ma di più non fa così, per di più non propone per tutti. Però lo propone non solo attraverso una vita di forte coerenza. Ieri avete commentato la lettera ad Antonietta Bona con le 5 massime,
ma lo propone attraverso una vita fondamentalmente fondata sulla parola di Dio e sulla meditazione della parola di Dio. Ecco che allora, se quest'anno abbiamo come tema le operazioni dello Spirito Santo, abbiamo come strumento concreto questa, scusate se uso la parola, mettetela tra virgolette, specializzazione della nostra preghiera. Dobbiamo avere il coraggio di salire un gradino più in alto. Io ho detto ieri spiritualità laicale, ecco dove dobbiamo partire. Le forme le farete voi. Adesso dico una cosa che forse scandalizzerà qualche prete, però è il mio modo di vedere, non è scritto nessun Vangelo, quindi potete anche dire che non è buono. Ci siamo affrettati a dire che i laici devono dire l'ufficio, la liturgia delle ore, ed è una cosa santissima, non lo mettiamo più. Però io penso a mia madre, che aveva 9 figli e che dalla mattina alla sera doveva fare 10.000 cose. Io non so se lei avesse potuto fare questo, però mia madre diceva 3 rosari al giorno, mentre stirava, mentre cucinava, e si sentiva 2 messe al giorno. Lei ha strutturato la sua vita spirituale in base a quello che lei riusciva a fare. Allora, senz'altro l'ottimo è la liturgia del cuore, però noi dobbiamo cercare di strutturare la nostra spiritualità in base a quello che possiamo. Ma pare Dio ci dà una struttura. Non basta la preghiera vocale, occorre la preghiera in cui ci rendiamo conto di quello che lo Spirito sta compiendo nella nostra vita. Allora tentiamo, facciamo la prova nei nostri incontri settimanali, nei nostri incontri mensili, anche se non riusciamo a farlo tutti i giorni come voleva fare Dio, ma almeno quando ci incontriamo come gruppo, a stare in silenzio. Una volta ho sentito un gruppo, l'hanno detto a modo loro, per cui non è che hanno detto una cosa sbagliata, loro pensavano fosse giusto dirlo e l'hanno detto. Hanno detto, padre, noi abbiamo il prete che non ci accompagna, lui ci espone tantissimo e dice dovete stare in silenzio in chiesa. Fondamentalmente non ha detto una cosa sbagliata. Forse nel contesto poteva essere un certo disinteresse, un certo abbandono, e mi va anche bene quella contestazione, no? Però qualche volta abbiamo questo problema, ok? Io ho fatto un'esperienza, non sto a dire dove, con un gruppo che per 9 mesi ho imposto il 1/4 d'ora di meditazione. La prima volta c'è stato un chiasso in quella chiesa, che non vi dico, tutti si dovevano soffiare il naso, quegli inginocchiatori che stavano accendevano, poi pian piano siamo arrivati a fare 1/4 d'ora di meditazione in silenzio. Voi vedete dopo la comunione, se il prete sta mezzo minuto di più, che cosa non succede? È perché là non abbiamo paura del silenzio, dobbiamo fare il secondo canto. Guai se in chiesa si sta un attimo in silenzio. Poi noi preti dobbiamo fare tutti i commenti di questo mondo, perché la gente non capisce niente, secondo noi. Allora, lasciamo agire lo Spirito. E per far agire lo Spirito devi fare silenzio. Devi perdere tempo davanti a Dio. Le prime settimane è una tortura, si sta male, ma se non facciamo questo, noi queste famose operazioni dello Spirito Santo non riusciamo a portarle avanti. Ecco che allora quest'anno noi faremo il sussidio, vi daremo tutte le cose, però il grande impegno dovrà essere proprio questo: recuperare questo primo tassello della vita spirituale. E cioè cominciare a dire adesso lasciamo che Dio agisca. In quale prospettiva? Vi do 3 idee e concludo. La prima, sperimentare la nostra vera dimensione ecclesiale. Noi non siamo dei gruppi che vanno in chiesa e vogliono i preti che dice la messa e l'ora di adorazione, ma siamo dei gruppi che mettono a disposizione della Chiesa il carisma della preghiera. Una cosa è dire io vado ad aiutare i poveri, che è un santo carisma, un'altra cosa è dire faccio catechismo, che è un santo carisma, il mio carisma è pregare. Ho detto girando l'Italia, il prete fa il corso di matrimonio per gli sposi, per i nubenti,
Dove sta il gruppo di preghiera che prega per il prete che fa il corso di matrimonio? Il prete confessa. Dove sta il gruppo di preghiera che prega per quelli che si vanno a confessare? Questa è la logica di un gruppo di preghiera. Non siamo la struttura carismatica della parrocchia nell'ambito della preghiera. Ecco il valore ecclesiale, fare il dono della preghiera alle nostre parrocchie. Una seconda cosa è l'animazione all'interno dello Spirito Santo, alla scuola dello Spirito Santo, cioè veramente riuscire ad avere un modo di ragionare spirituale. Questo modo di ragionare spirituale passa per il linguaggio, passa per gli atteggiamenti, passa per la rinuncia a noi stessi, perché se non c'è questa rinuncia a noi stessi difficilmente riusciamo a fare questo. Per fare questo tipo di percorso ecco le quattro tappe di cui ieri ci ha parlato il nostro Vescovo. Le quattro tappe che sono i momenti in cui lo faremo a livello diocesano, lo faremo a livello di singolo gruppo, come volete voi, noi ci incontreremo in qualche modo per fare rifornimento. La consegna del rosario, la giornata della fedeltà, la festa dei gruppi e la giornata della comunione. Quando verrò da settembre a visitare tutti i gruppi, io girerò tutte le regioni da settembre a ottobre, ci incontreremo, vi darò il libretto di testo e parleremo proprio di come svolgere concretamente questi incontri. Un'ultima cosa, fede nella profezia. Noi dobbiamo cominciare a credere che la Chiesa di oggi funziona. Basta dire che le cose non vanno bene. Basta lamentarci. La Chiesa così com'è è quella che Gesù oggi ha pensato per questo tempo. Se no, dobbiamo dire che ha sbagliato tutto, Gesù Cristo non ha capito niente. Allora, è Gesù che dirige la Chiesa. La Chiesa funziona così perché non piace così. C'è una parte umana che è imperfetta, miglioriamo la parte umana. Ma dobbiamo avere fiducia che oggi sta agendo lo Spirito Santo. Che oggi lo Spirito Santo sta rinnovando la terra. Altrimenti diventiamo dei piagnoni e dei chiacchieroni. E non facciamo nient'altro. La società non è perfetta. È in questa società che Dio ti ha messo. Allora che fai? Se c'hai il figlio handicappato lo butti dalla finestra. Questa è la Chiesa che mi ha dato Dio. Non me l'ha dato un'altra. Questa è la società che mi ha dato Dio. Non me l'ha dato un'altra. Io ci sto dentro con la profezia dello Spirito. Questo puntare il dito continuamente contro la società corrotta, con la società che non va bene, non serve a niente. Dobbiamo essere profeti dell'uomo. Ma consapevoli che contiamo sugli altri. Concludo con una piccola cosa che vi fa capire come noi siamo grandi atti in questa missione. Allora, in questi giorni sto trascrivendo il diario di Carmela Marocchino. Carmela Marocchino, se qualcuno frequentava la casa di Maria Paglia, qualcuno dei più anziani, era la domestica di Maria Paglia. In realtà era la sorella di padre Vittore da Camosa. E c'è questo diario, che adesso che lo pubblichiamo, vi commuoverà, perché questa povera donna era una ragazzotta di Camosa, ha passato i migliori guai nella sua vita. Non sto a descrivere perché è veramente tanto di sofferto, però due cose vi voglio dire importanti. La prima, una cosa che non c'entra con il nostro discorso, ma ve la voglio dire perché mi dice quanta umanità c'era in Padre Pio. Uno dei fratelli di Carmela era stato mandato in guerra in Russia e lei in confessione lo va a dare al Padre Pio. Padre Pio da dentro il confessionale dice anche lui e tira un pugno contro la parete del confessionale. L'uomo, la rabbia, che ingiustizia. Ma quanto mi piace questo Padre Pio sanguigno che tira il pugno e che roba è. Vedete? Però questo non c'entra. La cosa che invece voglio dire, qual era l'atteggiamento di Carmela? Guardate che Carmela ha passato tutti i guai, dalla tubercolosi, poi il papà malato, una sorella che era depressa in manicomio, durante la guerra teneva i bambini degli altri per guadagnare qualcosa di accanosa, sul più bello gli si sfonda il pavimento della casa e gli si rompono tutte le... Nel diario appunta
Però Padre Pio mi stava vicino e io ero certo che il Signore non mi aveva abbandonato. Cioè, guardate, nelle figlie spirituali di Padre Pio c'era questa cosa, non il miracolo, ma la certezza che se Padre Pio gli stava vicino, Dio non le aveva abbandonati. Che ne dite? Per questa società ferita dobbiamo essere ferita. Cioè, vi dico, non andate dicendo che Padre Pio fa il miracolo, perché lo fa lui quando vuole. E quando glielo chiedi non mi fa mai, però sì, proprio una delusione, non voglio essere indifferente, ci scherzo. Però essere presso gli altri che soffrono, dire io ti vengo a testimoniare che Dio non ti abbandona, e la gente deve dire Antonietta, Giovanna, Maria, mi ha dato la certezza che Dio non mi ha abbandonato con la sua fede, con la sua presenza, questo dobbiamo essere noi. Lo dico adesso che non era previsto, però ieri l'ho raccontato al Vescovo, l'episodio che sapete tutti, no, dell'albero di San Domenico, Padre Pio che va a Roma, vede questo albero che la gente ritiene sia stato piantato da San Domenico e dice alle figlie spirituali, come la gente qui tocca l'albero di San Domenico e pensa di pregare San Domenico, così chi vi tocca deve pensare di toccare Dio. Noi dobbiamo essere questo. Chi ci tocca deve pensare di toccare Dio. Ma lo faremo se in noi si compiranno le azioni dello Spirito Santo. E ci permettiamo.